Sotto la cima dell'Orsiera troviamo il lago Chardonnay. Il lago è noto per una leggenda che vede come protagonisti lo specchio d'acqua, un pastore e un montone. Il lago è ancora ricoperto di ghiaccio. Il pastore è deciso a dimostrare agli altri abitanti il risparmio di tempo che si ottiene attraversando direttamente sul ghiaccio il lago, piuttosto che fare il giro attorno. Così sale in groppa al montone. Arrivato a metà del percorso, però, il ghiaccio incomincia a scricchiolare, si formano alcune crepe e all'improvviso il ghiaccio si rompe del tutto, inghiottendo il montone con il suo bizzarro cavaliere. Dei malcapitati si perde ogni traccia e il ghiaccio ben presto si richiude. Il giorno successivo, al lago di Avigliana, avviene un magico ritrovamento. Il pastore, con il montone, vengono raccolti sani e salvi sulle sue rive. La fata dell'Orsiera era intervenuta positivamente in loro favore. Questa storia, secondo alcuni studiosi, ci rivela il disagio che provocava un tempo nella cultura locale la presenza di un lago alpino. Cimentarsi con un lago era una sfida difficilissima, con delle conseguenze che potevano essere mitigate solo con l'intervento di un personaggio magico, nel nostro caso una fata. Oggi il lago è meta prevalentemente di tranquille escursioni, ma per qualcuno rappresenta ancora una sfida. Raggiunto lo specchio d'acqua a piedi, dei pescatori preparano le esche e provano a catturare qualche pesce. Nonostante la quota e le temperature rigide dell'inverno, nel lago vive una fauna ittica che si è adattata alle difficili condizioni.